di Poste alla Cassa Depositi e Prestiti, con un'operazione che, lungi dall'essere una scelta condotta dall'interesse pubblico, è stata portata a termine con l'unico scopo di distribuire dividendi a soggetti privati, quali le fondazioni bancarie, che peraltro sono competitor diretti di Poste Italiane, che è soggetto controllore di Banco Posta. Tale conferimento prefigura anche un palese conflitto di interessi. Infatti, Poste Italiane colloca per conto di Cassa Depositi e Prestiti buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale a fronte di commissioni contrattate tra le parti. Il combinato disposto del conferimento di un'ulteriore privatizzazione comporta la perdita completa del controllo pubblico di una delle più grandi aziende pubbliche italiane. Ciò comporterà ulteriori incertezze, precarietà dei servizi erogati ai cittadini, perdita di posti di lavoro, precarizzazione dei rapporti di lavoro. La ringrazio, onorevole Bordo, ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Per rispondere alle domande nell'interrogazione degli onorevoli interroganti, in particolare relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali di Poste Italiane e, in secondo luogo, della piena operatività del servizio universale, anche allo scopo di evitare disagi ai cittadini italiani rispetto alla qualità del servizio disciplinato dal servizio universale tra Stato e Poste Italiane, dall'accordo, chiedo scusa, sul servizio universale tra Stato e Poste Italiane, vorrei notare quanto segue. Quanto riguarda la salvaguardia occupazionale, vorrei precisare che sulla base della strategia che la società sta perseguendo di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio postale, logistico e delle altre linee di attività bancaria e assicurativa, che come l'interrogante ricordava fanno di Poste un'impresa molto efficiente, non sono previste azioni di intervento sui livelli occupazionali esistenti che non siano esclusivamente concordate su base volontaria con i dipendenti interessati. Per ciò che attiene alla salvaguardia della piena operatività del servizio universale, quest'ultimo, in linea con le strategie perseguite, sarà pienamente sostenuto e reso più efficiente, anche allo scopo di assicurare un servizio qualitativamente sempre migliore e incentrato sulle esigenze della clientela. E questo anche attraverso una logistica innovativa, la valorizzazione del supporto ai clienti e l'utilizzo più efficiente degli uffici postali e di altri immobili. Ricordo che il servizio postale è stato interessato a livello europeo, a partire dai primi anni 90, da un profondo processo di trasformazione, che ha visto il superamento dei regimi di esclusiva a favore dei fornitori pubblici nazionali, in favore di un nuovo assetto basato sulla concorrenza e sul mantenimento di livelli di qualità certi e uniformi. La terza direttiva postale, recepita dalla normativa nazionale con il DL 58 del 31 marzo 2011, ha rinnovato a Poste Italiane l'affidamento della fornitura del servizio pubblico universale per 15 anni fino al 30 aprile 2026, prevedendo il mantenimento di adeguati livelli di qualità di servizio e di distribuzione. A fronte dello svolgimento di tale servizio, lo Stato riconosce a Poste Italiane un corrispettivo annuo a copertura parziale dei costi sostenuti. La fornitura dei servizi postali in Italia è sottoposta, ai sensi della legge 214 dicembre 2011, alla regolazione dell'Agicom. La legge 190 del 23 dicembre 2014, stabilità per il 2015, ha introdotto una serie di modifiche che ridisegnano le regole di fornitura del servizio universale, soprattutto in relazione al perimetro e alla qualità dei servizi offerti, nell'ottica di garantire una gestione più efficiente e sostenibile in linea con le mutate esigenze degli utenti finali. Grazie. La ringrazio, Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Franco Bordo a 2 minuti. Prego. Sì, Ministro, non sono per nulla soddisfatto, perché dobbiamo dirlo con una parola, anche se vogliamo, un po' forte, però qui siamo in presenza di un colpo di mano da parte del Governo, perché quando siete venuti in Parlamento a illustrare privatizzazione di Poste avete sempre parlato di 40% e di un giusto equilibrio, parole appunto dei rappresentanti del Governo, per la gestione di un'azienda di questo tipo. Oggi invece andate alla privatizzazione completa. Questo non è rispettoso neanche del Parlamento. Oggi vedo da parte del Governo una sottovalutazione della complessità del gruppo, della coniugazione fino ad oggi proficua, certamente migliorabile, di attività di mercato e di attività
di pubblica e sociale, perché sono proprio i diritti dei cittadini, delle nostre imprese, avere un servizio, il diritto ad avere un servizio efficiente, che verrà meno con questa operazione. Verrà messo ulteriormente in discussione, ma anche i posti di lavoro. Lei dice nessuna perdita di posti di lavoro. Siamo già in presenza di perdita di posti di lavoro. Sta già avvenendo oggi, in queste ore, in questi giorni.